Sono Filippo Olioso, fondatore di Rabatto SRL, sono laureato in architettura e l'azienda l'abbiamo fondata con altri due soci, Roberto e Nicola, e lavoriamo nella Bassa Veronese, nel distretto del Mobile. Il nostro lavoro è quello di ingegnerizzare nel dettaglio il progetto di direzione artistica degli architetti e di produrre poi una modellazione 3D in grado di riuscire ad essere esplicativa per il cliente finale, per l'architetto e i disegni di produzione per la falegnameria. E il modello comunicativo è un modello digitale, nel senso che lavoriamo con la comunicazione digitale in vari aspetti, non solo sul sito internet, ma lavoriamo tanto anche con la comunicazione social. Abbiamo iniziato anni fa con Facebook e ormai lavoriamo quasi solo invece con la piattaforma di Instagram. E abbiamo una piccola comunità di architetti che ci seguono sulla nostra pagina e che vedono i lavori che realizziamo. E quindi diventa poi un canale virtuoso nel quale noi seguiamo i nostri architetti, loro ci seguono e nell'osservarci impariamo cose nuove, ci chiediamo consigli e a volte arriva chiaramente qualche richiesta di preventivo che poi si trasforma magari in una realizzazione concreta di un arredamento su misura. E il progetto Rabatto è nato nel 2011 da un mio primo progetto di lavoro in garage con mio padre, quindi progettavamo e producevamo arredamento su misura in piccola scala e in Camera di Commercio ho fatto i primi corsi all'avviamento dell'attività professionale. Quindi è stato il primo contatto per riuscire a trasformare un'idea in un'attività vera e propria. Il nostro sogno è quello di costruire una falegnameria digitale che produca arredamento su misura partendo direttamente dai nostri progetti 3D e che sia però comunque mescolata al lavoro dell'artigiano tradizionale che è il valore del territorio in cui viviamo. I nostri falegnami stanno andando tutti in pensione, quindi ci stiamo ponendo questa domanda: cosa sarà la falegnameria del futuro? E per noi è una falegnameria digitale, ma con il supporto comunque dell'apporto umano.